educata e va educata in modo giusto. Io non che sia marito almeno sapo cucinare, sapo cucire, sapo lavare. No, niente, niente di tutto ciò. E va bene, vuoi non dire che quando manneggi per fare i compiti non nisciamo ciò? No, no, guacci non nisciti per fare i compiti, guacci nisciti per pittire per mossa, ma c'è figlia. Furriate per fare avvivere per i peli. E che fai? Se fosse per te, tua figlia manco si maritasse. Ma se non la vitano, come fanno a dimandarla? Ah, è questo motivo. Sai che facciamo allora? Affettiamo un negozio di etnea, mettiamo un dove una vicina, mi sa da, a possiamo passare a virici, caccia macce, caccia figlia e è beata. No, 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 tu non ci sei più che a destra. Tu non hai ragione più. Ma chi sei innamorata? Io? E qui è un bel che ti passia e spassia sotto il balcone? Bumberi? Bumberi? Bumberi è il mio cugino. Ah, da cugino. E il finanziere dell'auto ieri a sera? O finanziere è il suo frate. Ah, perché c'è il carriera di Ligia Bassi? Sì, sì, dai, come il bambino che fa il E lo sai chi fa? Sa suonare l'organo. Sono cicci. E poi ti pince. Ti pince. E balla le lingue. Oh, come balla le lingue, è una lingua l'ora, guardi che non c'è nero. E poi io sentirò esso, pare che non sape fare niente. Perché è modestica la figlia. Almeno ti metti gli ammirati per la campagna. Sì, ma non è vero. Regina, c'è un taxi e un lapone. Che c'è un lapone? Sì, a lapa rossa. Picchiasta magari a lapa. E c'è tu, qualche cosa di cane la ma puttare di cani mangono, no? Ma come vuole Dio, amore. Non è un problema, non si faceva la cuccia, non l'amore, cosa lo fa. Ah, bravo, bicchieri, vassoico, bicchieri per limonata? Tutto pronto. Ah, buono, vadina. Può stare tranquilla. Vadina, allora. Signora? Un zucchero per limonata? Come un zucchero per limonata? Vai, vadina, vada, che ci penso io, vadina, un zucchero per limonata. Ah, signora? Il limone per limonata? E che c'è pronto? L'acqua. Ma va dentro, va dentro. Te lo volevo dire prima stamattina. Un discorso fuga, c'è questa confusione. Ah, usaccio. Un essere. Mi dici cosa hai? Sì, io usaccio, ma voglio sapere di te. Ieri, vista. Non già vuota, va. A mio frate Michele, o pazzo di Cesare. Sì, signori, allora? Hai sto? Da lì, manca un bottone, da lì. Ma se non ti sei manca a buttinare il giacca, ma non vedi che l'hai buttinata storta? Ah, io basta tu lo parte, partite sopra io. Eccetera. Così, va bene. Allora ti stava dicendo, ieri viste a me frate Michele, me l'ho detto già. Che se signore, vai avanti, che ci riusciste. A ieri viste a me. Non c'è vuota, va. Perché uno vedi un siciliano quando è a dire una cosa... Inutile che ci furri attorno, ci gira, ci fa. Una volta che uno ha detto che cosa è meglio che dici. Una volta così che l'ha detto. Dopo non c'è chi ne deve dire. Bravo. Zio! Ah! Ma ancora non mi hai detto niente! Ah, niente, devi dire. Assetto. Quattro sciantosi e parlare.
sono cugini, hanno passato tutto l'infanticidio assieme. Permesso, signora, mi scusi, ma che modo è? Lei che sta lavorando, i tanti di cucuzza che cucchi stamattina, belli fischi fischi. A poi ci faccia assaggiare, eh? Va bene, chi vuole? Sapete quando sono buoni? Niente, in un testo marito mi disse che c'era a capo il signor Riccardo. Ah, un signor Riccardo? Sì, sì. Sì, Riccardo. Cacca, io con questo giubbo la testa non l'aveva visto. Buonasera, signor Riccardo. Ho notizie da parte di suo padre. Va bene. Passerò più tardi a ritirarle. Ora, se permette, signora, vado a fare quattro buchi di là. Vada. Ma non è che con tutti questi buchi mi ha pizzucato i mendoli di bene? Che saggio, signora. Cacca, è stato cassuttando oggettino con la signora Vera che mi disse che ci sono notizie importanti per noi. No, ancora non c'è niente di sicuro. Ma mi disse che si tratta di matrimonio. Ma non è che noi siamo gente che parliamo, signora. Signora, ma non è per questo, capisce? Non è che ci pare che siamo forello di papere, signora. Non balliamo noi. No, non è per forello di papere, né manco perché... Ma c'è questo coso, signora, mi mamma non volia tutta vara. Allora, com'è questa cosa? Sì, signora, una volta che ha cominciato, No, la senta, non mi facci separare perché io non posso parare. No, Stefano, se dici che non può parare. Senta, signora, ci volessi dire, veramente, sono stata incaricata da parte del padre del signor Riccardo. Ma che si caricava il signor Riccardo? A prendere certe informazioni attraverso. Informazioni attraverso. Dica. No. Dico, mi ha invitato lei. Io dico, bravo, signor Riccardo, che è venuto in campagna, che causi l'hanno passato gli stessi. No, veramente. No, chi era che devo. Bravo. Io sono la prima volta che l'ho visto, prima non l'avevo vista mai. No, ho detto subito, quello deve essere un bravo giovane. Un giovane in gamba. Lei è troppo buono, signor Stefano. Una cugino magari lei, vero? No, dico nel senso che è molto, ma molto gentile. Ma noi siciliani siamo così, noi quando amo a dire una cosa, magari poi picchia ne diciamo un'altra, però il filo da lingua non ne avevo. Bravo, signor Riccardo, che è venuto in campagna. E so pa, come sta? Oh, Cesarino, gioia, caro, accomitati, che tuo zio ti deve parlare. Ci scrivo. Falla assettare e parli. Assettato. Stai, allora, datti una camminata. Facciamo una cosa, tu rigui gli occhi, ti faccio a dire, e tu ripeti, paro, va bene? Non ci fare capire che sogno io che parlo. Dunque, caro Cesarino nipote, Catto pazzi, Perisse, quanto sei cretino, no, io cretia, cretino, che tu hai qualche pensiero sopra me figlia Matilda, che tu hai qualche pensiero su nostra figlia Matilda. Sì, ora posso dire una cosa, ma perché non fa parlare a zia, così ne spicciamo prima. Ah sì. Io divento pazza! Pazza, sogno io, pazza! No, pazzi siamo tutti! Signor Stefano, chiedo scusa, ho saputo che Carlotta era qua, non ho potuto fare a meno di correre da lei. Sì, la scusa è mia, però se scurigliasse prima che cominciò di uscire un'altra volta. Carlotta, ho ricevuto la risposta. Papà ha risposto. E cosa ha detto? E non lo capisci? Dalla mia posizione e dalla mia faccia. Oh, tesoro! E per regalo sai cosa ti ho portato? Cosa? Ti ho voluto dedicare una serenata. Oh, una serenata tutta per noi! Oh, sì. Tesoro! La signorina Cosetta verrà qua a cantare per noi. Cosetta? Sì. Cosetta 5? Sì. Per noi. Oh, tesoro! Che bel regalo che ci dici, eh? Che se abbiamo un bottato, ma per davvero, no? Scherzo. Guarda, sta andando. La ricordavo diversa.
Voglio bacio Marina una volta, eh? Ah, sì? Ma quando sei bravo, e allora mariditi tu? E che sono io, marito? A che sono io pazzo? A moglie, la sorgere, i figli, i tassi, lì, mulici, no, non se ne apparrai. Si sistemerà tutto, vedrai, Cesare. Sì, e poi sai, Matilde, non è così cattiva, veramente. È vero, non vado a questa volta. Ci voglio pensare. Ma chi sta a pensare? Papà, ora, non io sono così confuso che invece me lo voglio dare via. No, c'è tutta la sacra famiglia, padre, madre e figlia, che viene qua a chiedere scusa a prima tia Carlottina. Che facci, i perdoni? Ma zio, tutto dimenticato. Io sono scusato, tutto vuoi. Grazie. Zia, ho dimenticato tutto. Ho dimenticato tutto, cara Matilde. Cesarino, tu non perdonare per due volte, eh? Per due volte. Sì, sì, zio, perdonato sei. Ah, così, va, zio, va, tu maldiate, questo mai. Ah, vuol dire che avanti due abbracci. Cesarino, eh? Avanti! Cesarino! Bello di tua zia! Cori di lume cori! Vieni che vado ad abbracciare nipoti e perché noi che abbiamo pensato, io ho pensato, perché siccome da destra il mullo diceva sempre no, a Matilde non ce la diamo, no, a Matilde non ce la diamo, e invece sai che cosa dico? Io ho pensato bene, pigliate la catarugna, io guarda, non potete molto Dio.